Stazione, grazie. Sarò telegrafico. A me il compito di porgere il saluto del prefetto che, come ha anticipato il comandante, è assente e anche un po' dispiaciuto perché è molto sensibile alle tematiche non solo della sicurezza, ma anche quella della sicurezza in genere, pubblica sicurezza e sicurezza intesa come pubblica incolumità. Lui è assente per partecipare a Roma alla seconda edizione della conferenza dei prefetti e quindi mi ha incaricato di portare il suo saluto. Un saluto particolare all'ingegnere Pini, che mi sembra sia in viaggio, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché vice capo dipartimento vicario, all'ingegnere Parisi, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, ai presidenti degli ordini degli ingegneri e degli architetti e ai presidenti del collegio dei geometri e dei politici industriali, nonché a tutti voi. Diciamo che il prefetto mi ha anche pregato, mio tramite, di esprimere il suo compiacimento e apprezzamento agli organizzatori del seminario di aggiornamento sulle nuove procedure della prevenzione incendi introdotte dal DPR 151 del 2011. Iniziativa rivolta, come posso constatare, essenzialmente a tecnici, a professionisti del settore. Diffondere la cultura della prevenzione incendi è un'opera altamente meritoria di cui tutti noi conosciamo l'importanza. La scrupolosa e puntuale osservanza della normativa di settore di tutta evidenza costituisce una garanzia essenziale per tutelare l'incolumità delle persone, la vita delle persone, e quindi tutti gli operatori, soprattutto anche voi tecnici, secondo il proprio ruolo, siete chiamati a concorrere per raggiungere questo obiettivo. Finisco qui, vi rinnovo il saluto del prefetto insieme agli auguri di buon lavoro. Questa faccia dovrò essere intromettermi più di una volta nel corso della mattinata per presentare, oltre che i rappresentanti degli ordini e collegi professionali, anche man mano che andremo avanti con le relazioni. Come il dottor Amabile ha precisato, siamo in attesa anche dell'arrivo e dell'intervento dell'ingegner Pini, capo del Corpo Nazionale, che ha voluto essere presente anche lui in questa circostanza. Vado subito, dunque faccio un brevissimo cenno di quelli che sono gli argomenti che tratteremo, visto che la locandina è stata già ampiamente diffusa, quindi tutti quanti siete a conoscenza di quello che saranno gli argomenti trattati, ma più che altro per dare conferma della presenza dei diversi relatori che si avvicenderanno per la esposizione. Il primo argomento che tratteremo è la relazione che riguarda l'applicazione del decreto del DPR 151, e di questo avremo l'onore e il piacere di ascoltare il nostro direttore regionale, l'ingegnere Parisi. Il secondo argomento riguarda invece l'applicazione del decreto 7 agosto 2012, che in qualche modo contiene quelli che sono gli elementi applicativi per quello che sono le pratiche da istruire presso i comandi dei vigili del fuoco. In successione, per illustrare, questo argomento verrà trattato dall'ingegner Boscaino, purtroppo in questo era prevista la presenza del direttore centrale per la prevenzione, l'ingegner Dattilo, che per motivi personali non ha potuto essere presente. Verranno poi esposti i due allegati fondamentali del decreto che ho citato, il 7 agosto 2012. Il primo allegato verrà illustrato dall'ingegnere Di Meno, nostro funzionario al comando di Avellino, e il secondo allegato dall'ingegnere Giudice, direttore dirigente presso la direzione regionale del comando di Napoli. E infine ci sarò anche io con una breve relazione che tratterà sull'argomento sul decreto ministeriale del 20 dicembre 2012.
che riguarda appunto la impiantistica, l'impianto di protezione attiva. E l'intervento dell'ingegner Pini invece sarà rivolto ad argomenti più generali e in particolare quello che riguarda l'attuale contesto normativo e le future prospettive. Vedo che l'ingegner Boscaino è arrivato, lo salutiamo molto caramente. Tra l'altro il Boscaino presta servizio a noi, ma è originario di Avellino, quindi la sua presenza qui è ancora più. Buongiorno a tutti. Ancora sei stato il primo e l'unico che ha avuto l'applauso, ovviamente. Una piccola annotazione, questo è il primo seminario che noi organizziamo con una valenza formale per quanto riguarda la l'ora di formazione da svolgere in applicazione del decreto del 2011. Ci sono stati già altri momenti di incontro, di confronto sui temi che riguardano soprattutto il DPR 151. Qui in questo primo momento ufficiale, peraltro, era prevista inizialmente anche la presenza di un magistrato che potesse illustrare quelli che sono alcuni aspetti salienti e determinanti di questa materia, in particolare per quanto riguarda le nuove prospettive per i tecnici professionisti della stesura e della trattazione delle pratiche di prevenzione incendi presso i comuni. Purtroppo questa partecipazione non è stata possibile per una serie di motivi concomitanti, vuol dire che la rimanderemo a una prossima occasione. Devo moderare gli incontri, ma devo moderare soprattutto me stesso, per cui mi fermo qui e passo la parola all'ingegner Calorello per un breve saluto del presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Allora, buongiorno a tutti. Noto che ancora adesso c'è un'affluenza che in maniera piacevole ci costringerà a pensare anche delle altre. Anche delle altre postazioni e delle altre sedie. Lo dico prima dei saluti, perché su questo veramente mi concentrerò soltanto un minuto e voglio fare una considerazione su questa cosa, cioè sul fatto che una manifestazione come questa, chiaramente anche riconoscendo l'impegno enorme che hanno profuso soprattutto i colleghi che a tutti diciamo i livelli, i vigili del fuoco sono presenti oggi. Credo con queste caratteristiche fosse impensabile qualche tempo fa. Noi stiamo conducendo da qualche anno in un grosso sforzo di sinergia sia con il comando provinciale che con quello regionale, e a questo punto abbiamo l'onore di aver agganciato anche un livello più alto, un'azione quasi pilota nel campo della formazione, e abbiamo scelto questa collaborazione molto, molto stretta con il GDFU perché ci eravamo resi conto che in questo momento per la formazione tecnica, in un momento probabilmente di rivoluzione anche del nostro ruolo, ci serviva un partner importante, riconosciuto e da questo punto di vista anche di riferimento per costruire un percorso. Che voglio dire? Qualche anno fa, sto parlando almeno 5-6 anni fa, quando aleggiava il discorso dell'aggiornamento, della formazione obbligatoria e di tutto quello che è la vera rivoluzione che è in atto per i professionisti, questa cosa è stata vissuta come sempre succede, come un impatto più negativo che positivo, un ombre che luce, sembrava un'ulteriore asticella posta troppo in alto. In realtà non è così, questa è la dimostrazione, la nostra presenza, che noi abbiamo accompagnato il nostro bambino anche a quale comincio a fare il ringraziamento, anche e soprattutto da questo partner che ci siamo scelti come esempio, e quindi a tutti i livelli continuo a ringraziare tutti gli ingegneri, facciamo così, mi riconosco anche che più facilmente, e a tutti i livelli siamo rappresentati anche dal comandante nazionale, da un ingegnere, ma è
La gratitudine che voglio dimostrare in questo momento è rappresentata quella di tutti i miei colleghi, ma di tutti quanti, professionisti, perché raccogliamo, cominciamo a raccogliere il frutto di questa idea. Dimostrare che per noi è importante l'aggiornamento, siamo pronti a passare in questa fase, ed è una cosa trasversale, non dipende né di generazionale né di predisposizione. Se posso appena dire qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto il nostro comandante provinciale Barbaruno, questa non è materia da specialisti, è anche quello, ma soprattutto in questo momento è un tassello di una formazione tecnica molto più complessa e molto più connessa, ed è il motivo per cui sono particolarmente contento di questa risposta. E, in sintesi, in questo momento siamo a una parte di un percorso importantissimo e siamo dando delle risposte secondo me molto intrigante da questo punto di vista. I professionisti della provincia di Avellino sono pronti a questa sfida dell'aggiornamento e lo stanno manifestando in questo momento. Questo ci fa dire che per il futuro dobbiamo essere sempre più vicini. Il pezzettino finale, il tassello finale, questo è la collaborazione. Anche questo ce lo siamo dati come un modello da quando è cominciato il rapporto che abbiamo detto istituzionale con il Ministero e con il Giro del Fuoco, quello di agire in maniera coinvolgente e insieme con tutte le componenti tecniche. Probabilmente questo ci darà anche lo spunto e la voglia di essere ancora più coinvolgenti. Probabilmente io ho visto che anche a livello regionale si sono istituite anche delle consulte professionali private, perché questo deve essere il senso di questa azione, e credo che decisione di partecipare a tutti i livelli da parte di funzionari importanti che sono qua in questo momento, quello di dirci andate in questa direzione e noi vi seguiremo e vi daremo ancora questo contributo. Grazie. Bene, passo subito la parola all'architetto Fulvio Fraternale, interpreta l'ordine provinciale di architetti. Buongiorno, un caloroso saluto a tutti voi, al comandante, ai relatori. Sono particolarmente sorpreso della ampia partecipazione, e quindi questo mi spinge a precisare alcune cose. Molto spesso, come già aveva accennato un po' l'ingegnere Carovello, c'era lo spauracchio che questa formazione fosse stato un ulteriore onere a carico dei professionisti già in grossa difficoltà per il momento di crisi che si sta verificando sul nostro territorio. Allora, invece io credo che possiamo rassicurare una delibera del Consiglio nazionale del DFI aprile ha stabilito che praticamente tutte le attività formative organizzate da enti statali guardano anche come crediti formativi, a prescindere dalle finalità del corso, guardano come crediti formativi per quella che è la formazione obbligatoria. Questo di fatto allargherà molto la possibilità di abbattere costi, inoltre si sono create una piattaforma per favorire normalmente i corsi online in modo da partire a costo zero tutto ciò che è l'aspetto formativo, pur garantendo un alto livello di qualità. E proprio in questo caso parto l'esempio di questo seminario che rientra in quell'ottica dell'aggiornamento delle 40 ore previste per legge per coloro che sono in possesso dei titoli del titolo formativo della 818, quindi del titolo di certificatore di progetto antincendio, accanto a questo aspetto formativo di cui 30
a 1 possono essere fatte il 30% tramite seminari di questo genere. Questo dimostra una cosa, che noi è una necessità. Le leggi sulla, le norme, le leggi sulla, sulla vigenda sono in continua divenire e in continua modifica, per cui noi non possiamo andare fuori, perché ci troveremo poi in difficoltà a progettarli quando saremo chiamati a fare questa, questo aspetto, a considerare questo aspetto. Quindi la cosa diventa particolarmente appetibile per tutti, voglio dire, perché così un progettista, a prescindere se poi procederà anche allo studio in dettaglio della dice, sicuramente, voglio dire, deve conoscere tutte quelle che sono le norme e gli aspetti che regolano questo importante ramo della progettazione e della realizzazione degli edifici e in generale di tutte le opere di architettura. Ed ecco perché è particolarmente importante. La larga partecipazione mi convince sempre più che questa è la via da perseguire. E naturalmente io pongo particolare salto una costa. I prossimi 3 anni i crediti formativi per gli architetti saranno 20 crediti all'anno, in via sperimentale poi diventeranno 30 all'anno, cioè per un totale di 60. Noi cercheremo di far sì che attraverso queste ed altre esperienze queste possano avvenire nel miglior modo possibile a livello qualitativo. Vediamo questo seminario, ma anche in maniera tale che, voglio dire, i colleghi possano partecipare non solo con entusiasmo e con un grande interesse, ma anche diciamo tranquilli che noi saremo vicini di aiuto affinché questo possa essere realizzato. E questo può avvenire solo se c'è una grande sinergia, credo, non solo tra voi architetti, ma gli architetti, gli ingegneri, i giovani, i periti e le istituzioni statali, che consentiranno in questo modo reale, concreto, di far sì che questi corsi possano avvenire ottimizzando gli aspetti e rendendo realmente qualitativi. Forse mi sono dilungato troppo e nella sintesi forse non sono stato eccessivamente chiaro, ma come ordine rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. E poi non voglio sottrarre altro tema, perché credo che le tematiche che stanno affrontando i relatori siano più importanti di quello che devo dire io. Grazie. Ordine alfabetico, Madarazzo, presidente del Collegio dei Comuni Prussiani. Buongiorno a tutti. Mi limito solo alle raccomandazioni che ha fatto il comandante, ad una sintesi. Allora, nel pregio quindi con un cordiale saluto a tutti i presenti, ai colleghi presidenti, agli illustri relatori e al comandante regionale della Campania, ingegnere Guido Parisi, e inoltre saluto i comandanti di Benevento, ingegnere Vassalli, Boscaino di Taranto. Ringrazio il comandante Rongiero di Avellino, ingegnere Alessio Barbarulo, per aver organizzato in collaborazione con gli ordini e i collegi della provincia di Avellino questo seminario. Però io devo fare una riflessione stamattina, forse andrò contro tendenza probabilmente. E dopo un periodo di circa 30 anni in cui si è prodotto un eccesso di norme e di disposizioni per la sicurezza antincendio, finalmente si passa ad un processo di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi. Cambiano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che da 97 si riducono a 80. Vanno in funzione gli aggregati A e B del DPR 689-59, per cui rientrano nella tipologia disciplinata da specifiche regole tecniche. L'esercizio provinciale dopo aver presentato la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, alla quale deve essere legato il progetto antincendio, perché non è più previsto il parere di conformità da parte dei vigili. Lo Stato in questo modo abbandona il proprio ruolo di certificatore per occuparsi appieno dei controlli a posteriori.
I professionisti con la riforma assumono un ruolo di maggiore coinvolgimento. Nelle regole scritte ci sono purtroppo interpretazioni diverse, quindi è importante avere idee chiare e precise. Noi per gli industriali, lo abbiamo già detto in altre occasioni, siamo convinti che sicura si deve fare di più nella direzione di ulteriore semplificazione, cioè sostituire alle norme tecniche prescrittive le linee guida prestazionali, come si fa in altri ambiti. Molte volte abbiamo a che fare con attività già esistenti e diventa alquanto complicato applicare la norma divenuta sempre più di dettaglio, senza incappare in qualche inadempienza, pur ricorrendo all'istituto della deroga. Perciò riteniamo che bisogna dare un'ulteriore spinta verso la semplificazione del sistema, almeno per le categorie A e B, passando dalla norma tecnica prescrittiva alle linee guida, valorizzando la figura del professionista tecnico, affidandogli la possibilità di adattare all'attività che dovrà progettare i contenuti tecnici della linea guida, che in questo modo non diventa più prescrittiva ma prestazionale. È chiaro che a questo punto aumenta la responsabilità, perché è maggiore l'ambito discrezionale lasciato al professionista nell'elaborazione e nell'individuazione delle regole di condotta da tenere. Per questo bisogna puntare tutto sulla formazione. Oggi la domanda di sicurezza investe il lavoro, la vita di tutti i giorni, la convivenza nella nostra società. I professionisti si qualificano per la capacità di offrire sicurezza rispetto alla complessità dei sistemi tecnici. È un ruolo da rivendicare e da potenziare, è quello che ci distingue e ci legittima agli occhi di un osservatore esterno. Siamo un presidio del territorio, capillarmente presente, un'ancora e un punto di riferimento del sistema paese a tutti i livelli. La gestione, l'ammodernamento e la manutenzione dei sistemi tecnici sui quali si regge il regolare svolgimento della vita collettiva sono alcune delle chiavi per garantire sicurezza. Grazie per l'attenzione. Invito il Giovane del Santo Sorso, presidente del Collegio dei Giovani della Provincia del Mondo. Buongiorno, grazie comandante della parola, un saluto caloroso al vice prefetto Riccardo, dottor Amabile, per la sua presenza, per aver portato il saluto del prefetto, questo ci rende molto orgogliosi di avere la sua presenza qui oggi. Ovviamente saluto al comandante regionale di Parisi, al comandante Barbarulo e non posso non ricordare l'ingegnere Parente, del comando e l'ingegnere De Re, per aver con noi fatto più giri per organizzare un evento come questo di stamattina. E devo dire che l'ingegnere Valente, lo posso dire tranquillamente, l'ingegnere Valente era un po' più scettico sulla presenza di tante persone, di tanti colleghi oggi, invece praticamente siamo stati un po' smentiti da questo punto di vista, e questo ci fa piacere, giusto comandante? Credo di sì. E i momenti formativi sono importanti, noi da questo punto di vista devo dire sono un po' più avvantaggiato sia degli altri presidenti che mi hanno preceduto, perché avevamo sperimentato già dal 2009 la formazione obbligatoria per la nostra categoria, quindi siamo come dire un po' più avviati verso questo percorso, anche se dovremmo probabilmente, anzi no, probabilmente sicuramente dovremmo rivederlo rispetto a queste nuove norme ora imposte per legge, quindi anche noi dovremmo fare qualche passo in avanti, ma come dire abbiamo già iniziato il percorso e su quel percorso dobbiamo muoverci ancora di più. Per cui da questo punto di vista insomma non ho, almeno non sento, non ho quel timore di dover organizzarmi da questo punto di vista, perché abbiamo una piattaforma learning già che funziona, nostra, di nostra proprietà, che funziona, che ci permette di dare la formazione ai nostri colleghi anche a distanza, e devo dire che è una piattaforma unica al momento per i geometri che appunto ci stanno iscrivendo, non solo geometri di tutta Italia ma anche qualche collega di altro ordine di collegio professionale. Quindi da questo punto di vista siamo lieti di voler collaborare ancora di più col comando per eventualmente mettere l'attenzione anche su questo punto, da questo punto di vista.
saluto e auguro a tutti una buona giornata e buon lavoro. Non tolgo altro tempo perché credo sia più importante gli interventi che devono venire dopo. Grazie molto. Iniziamo la serie delle nostre relazioni. Invito l'ingegner Parisi a illustrare la propria relazione sull'argomento che è quello fondamentale, l'applicazione del nuovo regolamento della nuova procedura di prevenzione incendi contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica numero 151 del 2011. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei fare invitando i colleghi che si trovano in fondo alla sala a fare pochi commenti tra di loro, perché sicuramente avranno argomenti da portare all'attenzione dei relatori, perché quando parlate tra di voi poi il brusio arriva fino alla fine fine, quindi davvero un invito affinché di rendere efficace questa mattinata è quello di fare un po' di attenzione per evitare che il brusio del fondo della sala possa disturbare soprattutto gli altri colleghi che si trovano in prima fila, perché questo ambiente ha una particolare conformazione dal punto di vista dell'acustica, e qui forse gli industriali possono avere la mano per quanto riguarda l'acustica, perché effettivamente forse non è l'ambiente più adatto dal punto di vista del numero così di persone, come diceva il comandante Amezio, la vostra presenza è davvero stata una forte presenza al di là delle pressioni, quindi ci scusiamo con voi per quanto riguarda i piccoli disagi dovuti un po' sia all'acustica, penso sia anche il fatto che noi non arriviamo bene con l'audio fino a tutti in fondo, però se rimaniamo un po' più in silenzio forse aiuta l'ascolto di tutti. Per chi dovesse invece stare, sicuramente ci sarà un momento in cui ci sarà un dibattito, invito tutti a sottoscrivere su un foglio di carta l'eventuale domanda per avere ulteriori chiarimenti rispetto alle diverse reazioni che si alterneranno in questa mattinata. Ora i colleghi stanno cercando di attivare il computer. Sapendo qual è il testimone che vi stiamo passando,
perché vi voglio ricordare che il numero dei morti per incendio e il numero degli incendi per abitante è l'indice più basso al mondo in Italia. Quindi vuol dire che il sistema, i suoi tempi, le sue indagini, è stato un sistema efficace in Italia, sia per il controllo del fuoco, sia per il tipo di materiali costruttivi utilizzati in Italia, ma abbiamo conseguito questo obiettivo che ci viene invidiato dal resto del mondo. Senza, abbiamo per Palma un rapporto di indice di 1 a 3, nel mondo dei progressi. Siamo nettamente il paese con il minor rischio di incendio dal punto di vista urbano, non incendio boschivo, sei chiaro, eh? Incendio boschivo è un settore che non viene controllato dai vigili del fuoco, quindi incendi in ambienti urbanizzati. Un po' perché diciamo abbiamo avuto dei disastri negli anni 80, cima dello Statuto, Todi, che hanno lasciato il segno, e purtroppo è andato quando succedono grandi eventi incidentali, poi c'è una proliferazione normativa a cui si riferiva il presidente dei eventi industriali. È chiaro, come dice questa slide, impegno di tutti, a partire dagli imprenditori, no? da quelli che per voi sono titolari di attività, ma che sono anche i vostri committenti, dai liberi professionisti e dalla stessa pubblica amministrazione. E qui richiamo, è giusto quello che ci ha fatto il presidente del collegio, di aggiornare le regole tecniche. E stiamo aggiornando le regole tecniche con quello spirito che ha anticipato lui, cioè darvi delle indicazioni prestazionali piuttosto prescrittive. Poi è anche vero che alcune norme prescrittive, la cosa più semplice, visto che vanno certificate senza un confronto per la conformità, forse conviene avere delle regole precise per quando si va a certificare. Penso che hanno certificato gli impianti elettrici avevano un certo riferimento e quindi sono abbastanza, dice, puntuali, non sono tanto discrezionali. Quindi la discrezionalità dal punto di vista reserva va vista per le attività complesse, e mi sono convinto che effettivamente dobbiamo fare quel salto di qualità tutti, compreso pubblica amministrazione, compreso i funzionari tecnici del Geofuoco, compreso i liberi professionisti. Detto questo, andiamo a quest'altra slide, perché per ricordarvi che nel caso nostro il pericolo, la fonte del problema, noi dobbiamo dare gli effetti di un incendio. E quindi chi è che dobbiamo tutelare? I cittadini. Il mio vero è avere come committente l'imprenditore, ma che si occupa di prevenzione incendi, si deve occupare che quel tipo di intervento sia tutela del cittadino. Basta pensare quando il committente si deve dare una locale pubblica sul tavolo. Quando progettate, deve essere veramente consapevoli che l'eventuale sconto sulla misura di sicurezza antincendio, anche se fosse di quello prestazionale, può andare a colpire il cittadino che frequenta quel locale, che potrebbe anche essere il vostro figlio. Quando chi va a certificare la sicurezza antincendio certifica la tutela della pubblica comunità. Cosa c'è nel mezzo tra pericolo e cittadino? C'è delle misure di prevenzione e protezione antincendio che dovete andare a individuare, o perché c'è una regola tecnica di riferimento, o perché a seguito di una valutazione del rischio incendio, ma fatta in maniera adeguata. È chiaro che fino adesso c'è stata un'autorità in mezzo che disciplinava questo rapporto attraverso autorizzazione, quello che si chiamava certificato di prevenzione incendi, attraverso dei controlli anche successivi allo stesso certificato di prevenzione incendi. Quindi perché comunque la normativa sulla sicurezza antincendio del luogo di lavoro, che è diversa rispetto alla prevenzione incendi classica che tutela i cittadini, perché la sicurezza antincendio del lavoro tutela i lavoratori, che sono persone solamente più informate e preparate rispetto al cittadino. E quindi si può anche fare protezione di incendio diverso quando va a tutelare i lavoratori. Ma rispetto a un cittadino che normalmente non è consapevole dell'ambiente dove si trova, è chiaro che le misure antincendio devono essere più restrittive. Quelle tolleranze che trovate nel nostro decreto sulla sicurezza antincendio del nuovo lavoro del 1998 parlano di range, di campi a
casi d'esodo. Mi danno il numero preciso come avviare la tecnica. Poi perché dice, vanno tu la preparazione, la gestione dell'attività lavorativa e poi decidi tu, libero professionista, se per attività maschio basso, medio, elevato. È chiaro che qui gli attori sono sempre stessi, pubbliche amministrazioni, imprenditori e professionisti, attraverso mandato di lavorazione di incendio, attraverso la stesura delle misure di emergenza, perché siamo consapevoli che per quanto si possano adottare le misure di prevenzione, comunque l'evento centrale sta ancora l'angolo e quindi per abbattere il rischio residuo bisogna fare misure di emergenza, bisogna fare, avere rapporti con le strutture pubbliche per quanto riguarda l'attività del soccorso, quindi pianificare anche l'intervento del soccorso, non soltanto antincendio ma anche sanitario. Chiaramente le due leve sono l'informazione e la formazione. Quando riusciremo a fare una vera politica della cultura e della sicurezza antincendio nei confronti dei cittadini, forse potremo anche avere dei valori, delle misure di prevenzione e protezione di livello diverso. Non parliamo tanto di cultura di protezione civile in Italia, ma quanto investiamo poi sulla vera prevenzione fatta l'informazione e la formazione? Per quello, come dobbiamo definire, sono i veri dispositivi di protezione individuale, l'informazione e la formazione al di là dei gruppi. Beh, quello è il punto di più che noi dobbiamo dare sia al lavoratore ma allo stesso cittadino. È chiaro che le nostre il piano 151 nasce sulla spinta di un indirizzo politico che ha emanato il 122, cioè le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di continuità economica, e proprio in questi giorni ci sarà un rilancio in questo settore, ci saranno ulteriori semplificazioni, forse domani in questi mesi ci saranno ancora ulteriori novità. No? Quindi è questa la moda che è stata, cioè la crisi economica ha spinto ad accelerare e a sburocratizzare, così dice, certi procedimenti. Ora, noi penso siamo stati forse introducendo il procedimento organizzato, il procedimento ordinario. Come pubblica amministrazione siamo stati forse tra le prime che hanno recepito questi indirizzi. Nel senso, si stava a settembre nel 2010. Noi con 151 un giro di pochi mesi l'abbiamo già recepito, perché già era in essere all'interno del corpo massimo del foro questo tentativo di ridurre al minimo gli ostacoli per l'avvio di attività, tant'è che sono stati anche all'epoca primi nel recepire la DIA, ora si parla di SCIA. È chiaro che è diverso il ruolo che stiamo andando a interpretare noi come organo di vigilanza e di controllo, nel senso siamo all'inizio, cercando di dare degli indirizzi che sta deciso per quanto riguarda la sicurezza antincendio, quindi diciamo quali sono gli obiettivi, anche sulla spinta di direttive comunitarie, basti pensare alle direttive sui prodotti della costruzione che fissa ben 5 obiettivi quando si installa un materiale a fine della sicurezza antincendio. Beh, questi 5 obiettivi che trovate nella direttiva del prodotto della costruzione, uno di questi è la sicurezza antincendio, li trovate quasi sempre nelle nostre regole tecniche. Quindi le ultime regole tecniche hanno all'inizio proprio quali sono gli obiettivi. Beh, se condividete e per voi è chiaro qual è l'obiettivo, ad esempio ricordo che uno degli obiettivi è quello di garantire l'esito di sicurezza degli occupanti, è chiaro che vi dovete fare questa domanda. In caso di evento, di scenario accidentale, l'occupante come riesce a uscire da un termine del complesso di servizio? Beh, voi dovete dimostrare, anche da un punto di vista, se non ritenete che le misure restrittive, cioè attraverso la facente frusta predeterminata, attraverso la notizia per il corso predeterminato, avete delle misure alternative, applicherete un nuovo sistema di valutazione di rischio incendio e dimostrerete che in quel caso l'esodo è la piena insicurezza. Questo è l'obiettivo della nuova organizzazione, quello di fissare gli obiettivi e la strategia, ma anche quello poi di fare dei controlli finali, no? Non in maniera già tappeto, ma sulle attività particolari a campione sulle diverse attività. Io aggiungerei, perché con altri gruppi professionali, potremmo anche fare controlli a campione non sulle attività, ma sugli professionisti. Cioè può essere anche stato assolto dal gruppo professionale un professionista per vedere se la qualità del progetto che ha fatto è un progetto che consegue degli obiettivi, perché troppo spesso
A me è capitato che ho avuto la fortuna di poter girare l'Italia, perché ormai sto all'ottava città in Italia, dal nord al sud, di vedere realizzazioni non proprio conformi agli aspetti del antincendio. Un impianto antincendio veniva montato il giorno prima del sopralluogo tecnico, con la scritta Forza Roma. Io sono romano perché non essere un romano, ma anche se non dice sono calabrese. Dopo due mesi, tre mesi, trovo la stessa situazione, Forza Roma dall'altra parte. Chiaro? Allora vuol dire che sono preso in giro la mia volta, e poi, oppure vuol dire che l'installatore è romanista e San Giovanni era ancora quella piata, insomma. È chiaro che al centro, secondo la nostra regia, ci sono l'imprenditore, il cittadino e il professionista, attraverso la accelerazione, attraverso le certificazioni. Quindi capite quanto sia importante ora aver dato fiducia a voi. Però, come dico io, è una fiducia, dice, controllata. Nel senso, non ci siamo limitati nel 151 a dire semplifichiamo, riduciamo i tempi, riduciamo anche le forme di presentazione, perché c'è un ricorso all'informatica. Praticamente anche noi siamo ormai dati nel terzo tempo la possibilità di avere una presentazione telematica, quindi l'uso dell'informatica per noi è diventato uno strumento fondamentale. Devo dire che non è ancora molto diffuso tra voi liberi professionisti e anche all'interno nostro, e qua per esempio bisogno del pezzo di carta da leggere, da interpretare, quindi poi all'interno nostro stampiamo i lavori grafici per il merito. Purtroppo per cultura di come me è cresciuto sui libri e poco avvezzo a leggere sul terminale, è chiaro che abbiamo queste difficoltà, però stiamo cercando di fare uno dei passi avanti in questo settore. È chiaro che noi siamo stati, e questo sempre sono delle slide prese dall'ufficio centrale, qui c'è l'ingegnere Boscaino, che è forse uno degli autori di questa slide, e poi non ci sarà. È chiaro che l'informatica, sportello unica attività produttiva, il SUAP, no? Che prevede l'informatizzazione e il collegamento tra diversi enti, ma questo SUAP funziona se è stato effettivamente efficace dal punto di vista del comune. Se il collegamento, cioè, altrimenti è diventato un rallentamento a volte. Quindi è chiaro che in questi primi anni di applicazione abbiamo sollecitato, almeno in campagna tra i comandi, una certa tolleranza per accettare le pratiche che erano l'obbligo di presentare attraverso il SUAP, ma attraverso delle indicazioni preventive di quei comuni dove è stato creato il SUAP, sta dando l'indicazione ai comandanti comunque di accettare le pratiche direttamente allo sportello del comando. Cosa si è previsto il nostro regolamento? Beh, prima in passato noi avevamo che tutte le procedure erano identiche per i diversi tipi di attività. Per i 97 tipi di attività, a tutte avevano lo stesso tipo di procedura. Esame progetto, per conformità sul esame progetto, sopralluogo, rilascio cibi, indipendentemente dal livello delle dimensioni dell'attività. Invece con il nuova 151, questo che era uguale a tutto, questo che era un gioco dell'oca che si iniziava dal terzo oggetto per arrivare fino al rilascio del CP, che c'erano oltre 10 tappe intermedie, no? Quindi un definitivamente era un presentimento. Beh, questo tipo di è stato normalmente ridotto, innanzitutto dal terzo oggetto si passava al tecnico, al progetto, all'esame del progetto, a quello di conformità, alla realizzazione attività, alla richiesta della CGP, alla presentazione della RIA, e devo dire che nel 98 almeno su questo siamo stati tempestivi nell'accettare la relazione iniziativa, ma comunque in maniera obbligatoria poi il secondo luogo di il foro, rilascio del CP. Ecco, rispetto a questo il mio passo è stato fare quella che i miei colleghi chiamano scia rossa, una scia dei vigili del fuoco, che è un po' diverso rispetto a quello che si parla, quindi si applica per tutto, sia nel campo delle attività produttive sia anche per le non attività produttive. È chiaro che il più basso è stato quello di sostituire la via con la scia. A questo punto abbiamo dimensionato
le nostre attività, da quello che ridurre rispetto all'80, come ha detto il Presidente del Collegio dei Vediti, abbiamo anche pesato le attività, ce l'abbiamo fatte di 3 gradi A, B e C, quello è il più basso rischio di incendio, quello medio elevato, anche se per chi è esperto sulla sicurezza antincendio non c'è una equivalenza diretta sul rischio medio, basso, elevato, sul lavoro. Poi per quel discorso ho fatto prima, lì si tutelano i lavoratori, lì si tutela la pubblica proprietà, quindi è bene continuare a usare il discorso A, B e C per non avere una confusione tra le due normative, anche se poi abbiamo unificato, e questo abbiamo fatto, semplificato la lista delle attività soggette, nel senso tutto quello che diceva Pietro, da legato al quindi il Pietro 689 59 sarà portato tutto lui allegato ora. Quindi per attività di categoria molto prima non c'è bisogno del parere preventivo, proprio perché normalmente ci sono tutte le regole tecniche per questo tipo di attività, quindi è sufficiente dimostrare il rispetto di quella regola tecnica. Allora il fatto che sulla categoria, se non esiste la regola tecnica nasce il problema, ma rispetto a cosa certifico, se poi non c'è una misura tecnica che vuol dire che è stata osservata. È chiaro che c'è un grosso sforzo a livello centrale per le attività che non hanno specifica regola tecnica di emanare una linea guida che sia di orientamento per tutti, e che poi penso l'ingegnere Costellino ci dovrà aggiornare sullo stato dell'avanzamento dei lavori, perché è vero che lui è comandante di Taranto, ma gli facciamo gli auguri perché è stato il nostro dirigente superiore, quindi è stato ora assegnato di nuovo agli uffici centrali e collabora con l'ingegnere Dattilo proprio su questo, nel settore della prevenzione incendi. Poi mi auguriamo anche di fare comando provinciale in una provincia un po' più, sicuramente più rilevante, e sarà prossimo, insomma. Tra la novità di qualche settimana penso che avremo un ingegnere Costellino a capo di un comando veramente significativo. Poi facciamo in bocca al lupo per l'Ilva, in realtà la Ilva. Come sapete il nostro comandante generale Gerbini è vice responsabile tecnico per l'attività di bonifica dell'area pubblica che sta intorno al nostro movimento Ilva. Per le categorie B e C è obbligatorio comunque il parere di conformità, per sono attività più complesse. Sono attività dove non sempre esiste la regola tecnica, quindi diventa quasi necessario avere un confronto per fissare chiaramente quali sono gli obiettivi conseguiti a seguito della valutazione di rischio incendio. Anche lì abbiamo limitato il tempo di sposta entro 60 giorni. La C invece si apre sempre per tutte le attività A, B e C, quindi lì non c'è più una perdita di tempo in attesa del sopralluogo di vigile del fuoco. La C si applica sempre. Quindi questa è la vera grande semplificazione, nel senso che effettivamente abbiamo accelerato, quindi i tempi burocratici per quanto riguarda il vigile del fuoco sono massimo 60 giorni, a meno che chiaramente per attività particolarmente complessa si debba chiedere una deroga sulle condizioni tecniche, è chiaro che va a avviare il processo di deroga presso la direzione regionale. Ma anche lì abbiamo fatto attenzione a livello di direzione regionale di fissare periodicamente, almeno una volta al mese, comitato che rilascia le deroghe, e quindi anche lì non si va oltre i 90 giorni per quanto riguarda l'iter complessivo. Quindi sono obiettivi sicuramente conseguiti. Cosa è rimasto ora sui controlli? Beh, sono a campione per attività A e B. L'amministrazione centrale ci ha dato un obiettivo, almeno il 5% delle attività non essere controllate, e quindi effettivamente il manco di controlli a campione, e secondo me è anche giusto, ma a favore di quei professionisti che lavorano in maniera di sulla massima deontologia professionale. Io per personale che sono tutti per un attivista di deontologia professionale al massimo livello, però insomma purtroppo diciamo che siamo in Italia, ma non solo in Italia, anche in altri paesi europei ci sono casi eclatanti, però è bene proprio per tutelare coloro che sono correnti ci siano questi controlli al campione. La mia professione è fare i controlli da campione sui due professionisti, però insomma è una battaglia che può essere fatta solo insieme agli ordini collegi professionali, che devo dire che almeno nella provincia di Napoli
stanno forse, anzi forse hanno già attivato per quanto riguarda il controllo del genere civile, che si stanno attivando in questo senso. E quindi non vedo che chi progetta effettivamente sulla stabilità degli edifici la sicurezza antincendio non abbia pari dignità per quanto riguarda la sicurezza. Mentre per la TLC, il controllo non è a campione ma su tutte le attività. Ma vi ho detto che già queste attività di TLC sono meno di un terzo del totale. Un numero. Quante attività ci sono? Quante attività facciamo di prevenzione incendi in Campania? Beh, rispetto al numero della media annuale nazionale, che sono 150.000 pratiche di prevenzione incendi tra pareti di conformità, rinnovi e sopralluoghi, in Campania, sapete che la Campania quanto pesa rispetto al numero di abitanti? È il 10% presentato dalla regione Campania. Dovremmo aspettarci veramente 15.000 istanze. Siamo a 6.000 istanze in Campania. È vero che c'è crisi, è vero che c'è lavoro, ma il controllo di performance non va soltanto sull'attività industriale, ma anche sull'attività commerciale e sull'attività residenziale di tipo civile. Anzi, normalmente la maggior parte è questo tipo di attività. Qui c'è qualche dato che non va in Campania. Non solo in Campania, io parlo anche del sud, perché ho fatto anche il direttore in Calabria e chiaramente anche lì c'erano tante cose ancora più sconfortanti, nel senso che qui almeno il numero di stanze di deroghe ci faceva un carico di lavoro di una volta al mese, quindi le 20-30 pratiche in deroghe arrivavano. In Calabria arrivavano 20 deroghe all'anno. Allora, non è un rapporto 1-10 Calabria-Campania, no? Basta pensare al numero di abitanti, il rapporto sarà 1-4, 1-5, quindi c'è qualcosa ancora più anomalo in Calabria, ma noi come Campania siamo anomali rispetto a livello nazionale. E quindi anche qui, avendo capito che voi, in quanto iscritti ad un ultimo collegio professionale, prendete anche venendo del Ministero di Giustizia, è chiaro che avete una funzione che va al di là anche di aiutarci a fare tenere fuori queste attività non controllate, perché ci sono una serie di attività per ignoranza vogliamo fare, perché non si sa che sono soggette, può anche aiutare questo, e per questo abbiamo attivato una serie di protocolli d'intesa con la Camera di Commercio di Napoli, con l'Unione Industriale di Napoli, proprio per fare chiudere quel triangolo pubblica amministrazione, imprenditori, liberi professionisti, poi per far crescere questa cultura civile nella nostra società, far emergere, proprio per capire la sicurezza non è qualcosa che si compra, la sicurezza è un diritto, e noi che siamo operatori dello Stato, ma anche voi vi considero operatori dello Stato, avendo dato tanti poteri ormai di controllo e di autorizzazioni, beh, per voi diventa un dovere, non è più un diritto. Il diritto è per il cittadino, per noi è un dovere garantire la sicurezza. È chiaro che per l'IA molto è stato tagliato, più del 50% delle pratiche, basta arrivare alla scia e quindi è chiaro che il tecnico deve essere un punto di riferimento per l'imprenditore. Ma è un tecnico che deve conseguire quell'obiettivo che sa che deve garantire la tutela del cittadino, non soltanto l'interesse dell'imprenditore. Quindi la sua capacità sarà coniugare l'interesse dell'imprenditore senza nulla fargli spendere soldi inutili sulle attrezzature, sui mezzi, antincendio, misure, ma in maniera equilibrata coniugandolo con l'interesse della pubblica incolumità. Quindi questo è il vostro obiettivo, quindi inutile far spendere su cose inutili, perché poi la ridondanza non aiuta, anzi forse peggiora, no? Perché l'attività di controllo sull'efficienza di alcuni dispositivi, se non è necessario, diventa un dispendio di risorse economiche che nel caso dell'imprenditore effettivamente può avere un brutto anche a togliere cose che non che sono utili. Quindi qui sono le diverse figure
che compaiono, no? Chiaro che la responsabilità rimane insieme al titolare, non perché dovesse scegliere il tecnico e il professionista antincendio. Finalmente abbiamo la differenza tra un tecnico abilitato e il professionista antincendio. Il professionista antincendio è colui che è iscritto all'albo del Ministero dell'Interno, non deve aver fatto un corso antincendio. Finalmente abbiamo sono i tempi, come ho detto prima, non si sono allungati più di tanto per quanto riguarda il DPR. Abbiamo invece reso omogeneo, non si parla più nel caso delle attività di rinnovo del sistema di incendi, ma si parla per tutte le attività del mantenimento delle condizioni di sicurezza. E non c'è un sistema attestato di mantenimento della conformità antincendio. Le ultime novità in quanto al progetto 51 sono questi due procedimenti, l'uno è infattibilità per le categorie a 10, nel senso in passato troppe volte abbiamo visto progettare attività senza aver ottenuto in via preliminare, che poi perché sono investimenti non si sa se poi lo verrà realizzata. Allora in attesa di un progetto più dettagliato si può avviare un confronto già con i comandi provinciali del foro attraverso il nostro di fattibilità, l'attività più complessa. L'altra cosa spesso succedeva sulle attività complesse, basta pensare agli ospedali, le visite in corso d'opera. È inutile aspettare che sia l'opera completamente realizzata quando è complessa, ma si può già chiedere un tour sopralluogo dei vigili del fuoco nel funzionario, perché vedere come viene realizzato il singolo impianto, vedere come viene realizzato il layout dell'attività industriale. Quindi sono queste due ulteriori opportunità che viene dato al titolare e quindi indirettamente anche al tecnico di condividere il percorso soprattutto sull'attività complessa. Io personalmente l'ho sempre fatto anche prima di questa legge, nel senso già si faceva, soprattutto sugli ospedali, dove l'impiantistica è veramente rilevante e significativa. È chiaro che a questo punto abbiamo regolarizzato questo rapporto, che era un caso di rapporto carbonaro tra funzionari di Gelfuoco e richiedente. Invece così, alla luce del sole, il rapporto è stato chiaramente disciplinato. Ora, dopo la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la sfida è quella che accennava dottor Matarazzo, così non dottor Matarazzo, è quella di nuove regole tecniche più semplici e sostenibili, abbiamo aggiunto noi con lo sviluppo del paese. Basti pensare, io personalmente sono stato incaricato di innovare le regole tecniche delle scuole. Se dopo tanti anni non c'è ancora l'applicazione della regola tecnica sulle scuole, un po' per colpa mancanza di risorse e investimento dello Stato sulle scuole, o forse quella regola tecnica non era sostenibile, non era così pienamente applicabile. Quindi quello che proporremo sono la regola tecnica che darà molto potere discrezionale al libero professionista della nazione di incendio, ma secondo degli obiettivi condivisi, perché chi come me ha fatto anche tanti anni di interventi di soccorso, il numero di incendi in una scuola è davvero limitato. Ci sono tanti tipi di problematiche nelle scuole, non è l'incendio, la presenza di studenti, speriamo che sia una presenza attiva, non è la stregua di un albergo dove chi occupa normalmente si riposa, non è vigile. Quindi a me è ammazzare anche a scuola qualcuno a uno dorme, vediamo. Quindi effettivamente l'approccio deve essere diverso sulla regola tecnica delle scuole, anche sulla presente flusso, perché noi non abbiamo frequentatori occasionali, come può essere un ospedale o l'albergo, ma abbiamo frequentatori che sono degli alunni, quindi sono abituati frequentatori, vogliamo tener conto che ci siano abituati frequentatori. Poi un conto che un editore, due ragazzi in un edificio verticale, che si sviluppa verticale, è un conto che si sviluppa in maniera orizzontale. Sono sei fattori che la nuova regola tecnica stiamo per produrre verranno presi in considerazione, dando quindi poi mandato che l'obiettivo, ad esempio, è di garantire l'esodo in 15 minuti della scuola. Quindi misureremo, attraverso l'adozione del sistema di gestione della sicurezza antincendio, che l'esodo avvenga in questi parametri.
Quindi questo è quello che vi ho anticipato. Certo, il lavoro è nato perché dentro sugli alberghi non c'è questa procedura di avvicinamento a quegli obiettivi attraverso un programma da rispettare. Sugli ospedali c'è la legge di fine anno dell'anno passato che dà tempo di fare queste norme con tempi di avvicinamento. La scuola è in cantiere e poi c'è tutto le new entry del 151, c'è una serie di attività che non erano inserite prima, ad esempio le gallerie stradali e ferroviarie, i campeggi, no? Poi c'è una serie di new entry in cui dovremmo e in cui state depositare la scia. Però sappiamo che naturalmente nel prossimo consiglio dei ministri qualche novità ci possa essere per questa attività, quindi siamo in attesa, cosa già, non per questo dobbiamo stare fermi, però dobbiamo comunque attivarci. Autorimesse, ingegnere, niente? Sulle autorimesse, io sarei contentissimo perché vuol dire che il 70% delle terre che esamino in questo settore sarebbe. Purtroppo anche quella sta allo studio, ci sono state altre priorità perché le priorità stanno poi su quelle attività dove non esiste la regola tecnica, come avete capito. Dove esiste la regola tecnica, nel caso di messe purtroppo va aggiornata, però almeno c'è lo strumento della deroga che accelera. Come ricordavano prima i presidenti degli altri collegi, si attiva anche una nuova stagione, quella che si chiama consulta interprofessionale di prevenzione incendi a livello provinciale. Allora, in altre province, ma ho visto che anche qui a Argentina ormai si è iniziato questo percorso e questo fosse questo seminario così numeroso, forse è la prima testimonianza che si sta attivando anche qui questa consulta, no? Quindi verrà, penso, quanto prima formalizzata, come fatto in altre province, ma la consulta è composta su sollecitazione della direzione regionale, ma è composta poi sicuramente dal comando provinciale e dai rappresentanti degli ordini e collegi professionali. Ma quali sono gli obiettivi della consulta? Oltre a fare l'anagrafe formativa, no? Perché abbiamo visto l'obbligo della formazione continua, no? Dell'aggiornamento, noi l'abbiamo già disciplinato nel 2011, anticipando di un anno un ricevimento della direttiva comunitaria che obbliga tutti gli ordini e collegi professionali la formazione continua, sulla quale sicuramente il tavolo dell'aggiornamento antincendio è una componente della formazione continua professionale e quindi a livello nazionale decideranno che peso dare a queste 40 ore di aggiornamento rispetto, però, sto capendo bene per quanto riguarda gli architetti, rispetto per lo stesso periodo di 100 ore, no? Nel senso, noi prendiamo 40 ore nell'antincendio, dopo vedono professionalmente parlando 100 ore, cioè 20 ore l'anno, insomma, perché forse il riferimento di 3 anni quindi 60 ore, ma mettendo su 5 forse diventeranno 100, quindi bisognerà omogeneizzare e quante di queste ore possono essere riconosciute in quell'aggiornamento professionale degli architetti, insomma. Chiaramente nasce l'obiettivo della formazione, ma non solo, perché il valore aggiunto sta anche sul monitoraggio della qualità dei servizi prestati. Dei servizi prestati dal comando provinciale del Fuoco, dei servizi prestati dai liberi professionisti. Nel senso, se l'obiettivo finale è quello di assicurare la sicurezza civile dei cittadini, va per intendersi. È chiaro che devo misurare non solo la formazione, ma devo misurare anche quanto è migliorato il livello di sicurezza sul territorio. Allora, questa consulta che in due province è stata firmata alla presenza del prefetto, ha anche un altro obiettivo, quello che aveva di garantire, oltre alla formazione, cioè il corso di specializzazione di 120 ore è un corso che può essere fatto condiviso tra gli ordini e collegi professionali. Spesso volentieri i numeri non sono tali per far partire il corso che si ha 60 unità. È chiaro, facendo sinergia si riesce a fare il corso base perché è abbastanza omogeneo tra il corso di ingresso. Corso di semestre di aggiornamento, anche questi normalmente sono omogenei perché sappiate che sulle materie io sarò molto selettivo, nel senso non accetterò corsi di aggiornamento, perché questo aggiornamento vediamo che non è essere realizzato, perché se il corso di
specializzazione è autorizzata a livello centrale, i corsi di aggiornamento e seminari sono autorizzati a livello di direzione regionale. Io già in un paio di occasioni ho respinto la proposta di aggiornamento perché tra i docenti non avevo trovato i tecnici, ho trovato i commercialisti, no? I venditori, per intendersi. E il aggiornamento professionale è questo. Questa è un'informazione, non è un aggiornamento professionale. Quindi mi sono fatto un qualche nemico nel campo, però se vogliamo avere quale qualità formativa, bisogna che l'aggiornamento professionale sia davvero bilanci e che siano in linea con gli aggiornamenti che sono nati negli ultimi periodi da parte della sicurezza antincendio. In questi corsi di aggiornamento i docenti non saranno solo i vigili del fuoco, anche i vigili del fuoco, ma chiameremo anche professionisti che siano in grado di trasferire ai colleghi certe esperienze maturate nel settore. Perché l'antincendio è un corso di qualificazione, di specializzazione, quindi da trasferire il know-how. Come si fa per la progettazione antincendio? Come si realizza un impianto antincendio? Perché effettivamente nei corsi di formazione universitaria queste conoscenze non ci vengono trasferite, almeno all'epoca mia. Io mi sono laureato nel 1983, l'antincendio non esisteva, no? Per me si dice non esisteva. Come avendo fatto il corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma tu non hai fatto una sulla sicurezza, però l'aspetto antigeno non esiste. È chiaro che dobbiamo recuperare quel gap nel corso di ingresso, ma anche l'aggiornamento è stato fatto da persone altamente qualificate, soprattutto anche da professionisti che lavorano sul campo. E qui sarà davvero una scelta importante il ruolo degli ordini e collegi professionali. Quando si parla di impiantistica penso che gli ordini un po' più tecnici rispetto a chi invece si aprono più sulla distribuzione possono dare maggiore mano, perché ci dovrebbe essere un architetto che si occupa anche della parte impiantistica, ma ben lo faccio nel settore antincendio con le due competenze. E questo vale anche per i giovani, non solo per gli architetti, o anche per gli ingegneri che hanno fatto una certa scelta professionale. È chiaro che l'ultimo momento era i corsi di alta qualificazione, adesso non voglio tornare indietro, ma ci rapportiamo anche con il mondo universitario e accademico, perché quando si parla della fire safety engineering, dell'ingegneria di sicurezza antincendio o di sistema di sicurezza antincendio, forse dobbiamo confrontarsi con il mondo anglosassone, o il mondo accademico che ha più contatti a livello internazionale ci può dare quel contributo. Perché si firma davanti al prefetto normalmente questa consulta, e soprattutto in un territorio particolare come quello del sud, ma perché se noi diamo certezza dei tempi, dei costi e delle procedure attraverso professionisti qualificati, attraverso una facilitiamo lo sviluppo anche economico, l'attrazione di investimenti sul territorio, e chiaramente facilitiamo l'occupazione, perché troppe volte abbiamo sentito che gli imprenditori fuggono dall'Italia, ma a partire dal sud, per la incertezza e determinazione dei controlli e dei tempi. Quindi per questo è importante dare spazio a questa convenzione, lo dico intesa, anche di fronte a chi ha il governo del territorio. Quindi per questo effettivamente in un momento di particolare crisi è importante le istituzioni dell'acronimo che ho detto CIPI, che è la consulta interistituzionale di prevenzione incendi, anche a Avellino, no? Perché poi i dati ci dicono che anche a Avellino qualche attività non è emersa, qualche lungaggine di luogo ci può essere, dovuta anche ai tempi della direzione regionale o anche della nostra amministrazione centrale. Ma questa consulta, che se riusciremo a attivare in tutta la provincia della Campania, porterà la Campania a essere una regione di riferimento per altre regioni, cioè ci porterà davvero avanti su questo aspetto. A questo punto, visto la sintesi, forse mi sono un po' indagato, vorrei condividere queste affermazioni. I computer sono incredibilmente veloci, visto che abbiamo puntato la grammatica, accurati ma stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati ma intelligenti. Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione. Penso che sia condivisibile questa frase, no? Nel senso, sappiamo tutti che l'informatica fa gestire e governare.
cioè proprio tutto lo dai voi. Poi ma stesso persona ha fatto tutto, la teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa perché. Noi non vorremmo che quello che stiamo facendo, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica, no? Dice, attraverso la nostra esperienza sul campo, attraverso chi ha studiato anche al centro, no? Su queste cose c'è, cosa abbiamo ottenuto? Non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché. Allora, per evitare questo tutti insieme dobbiamo fare questo sforzo collettivo per evitare l'ultima affermazione. L'autore di queste frasi era Albert, e quindi penso che se l'ha detto lui non ci possiamo vedere. Grazie per l'attenzione. Intanto ringraziamo l'ingegner Parisi per la compiuta, qualificata, appassionata e anche molto gradevole relazione che ha esposto, che ha richiamato i temi fondamentali di questo seminario, in particolare dell'applicazione del DPR 151, rivolgendo quell'attenzione dovuta agli obiettivi, al principio della semplificazione che noi come vice del fondo, giustamente sottolinea il direttore regionale, abbiamo colto pienamente e che portiamo avanti senza peraltro arrestarci, vale a dire proiettando sempre nel futuro la nostra attività in termini di semplificazione per quello che possiamo fare per rendere più agevole il percorso delle procedure istituzionali ai cittadini, ai tecnici, agli imprenditori, a tutti coloro che in qualche modo sono interessati a questi argomenti. Io aggiungerei, cosa che è stata peraltro già detta, ma mi sembra giusto sempre sottolinearlo, aggiungerei che queste opportunità, come quella di oggi, che non sempre vengono viste come delle opportunità, vale a dire come momenti in cui c'è la possibilità, oltre che trattare di temi riportando quello che è il testo di una legge, di un decreto e quant'altro, si ha anche la possibilità di muovere delle obiezioni, muovere delle proposte, ecco, degli spunti che possono essere utili per voi ma anche per noi, per poter rivolgere poi dall'alto dell'amministrazione che ci governa, per poter rivolgere la giusta attenzione a quelle che sono le esigenze di chi opera nel settore della sicurezza antincendio. Mi riferisco per esempio alla richiesta riguardo la problematica delle autorimesse, che effettivamente avrebbe bisogno di una revisione come normativa e che impegna, giustamente il direttore ha parlato del 70%, impegna buona parte del tempo che la direzione regionale dedica alla concessione o al diniego qualche volta delle deroghe che vengono rimesse. Detto questo, io approfitto intanto niente applauso perché già sarebbe sicuro non mi sembra giusto, è uno per qualcuno di segnale anche agli altri ovviamente non ha più permetto di usare questo tono con l'amico collega Gian Piero Boscaini, che abbiamo già presentato e che durerà invece la trattazione, ma invece diciamo, seguito a quello che è stato già esposto, la trattazione del decreto dell'agosto 2012, in particolare per quanto concerne le modalità di presentazione di procedura delle pratiche di prevenzione incendi, sia per quanto concerne la valutazione dei progetti, per quanto concerne la presentazione della CIA e tutto ciò che in qualche modo è compreso nel nuovo regolamento del DPR 151. Ovviamente l'ingegner Boscaino, provenendo dall'area romana, ha campo libero d'azione per poter riferire su qualsiasi argomento di interesse generale e soprattutto per quello che sono le attuali priorità. Passo subito la parola. Un attimo.